non fare quella faccia, Gottfried, lo so a cosa stai pensando, io ti conosco, Gottfried, ti conosco, lo so. Oh! Aia! Ma mai morso? Ma Gottfried, ma chi ti ha insegnato a mordere te? Uno spettacolo teatrale dal titolo Il Grande Sconquasso, quello che rischia seriamente il nostro pianeta se non riusciremo davvero in una importante inversione di rotta. Intanto i bambini della scuola dell'infanzia Bernabei di Camucia nel Cortonese hanno accolto con grande entusiasmo il premio speciale a base appunto di teatro che si sono aggiudicati vincendo il concorso Scuole Viaggianti, il progetto sull'educazione alla sostenibilità di Estra. I ragazzi hanno lavorato sul tema della sostenibilità ambientale, sul tema diciamo dell'energia pulita, sul tema di una città ideale, chiamiamola così, che possa essere diciamo così il loro futuro habitat, dove chiaramente vivere in armonia con quello che è il territorio, con le vocazioni territoriali e possibilmente ad emissioni zero. Questo probabilmente i bimbi che oggi hanno 3, 4, 5 anni, magari noi ci auguriamo lo vivranno, e lo vivranno dal punto di vista olistico, quindi a 360 gradi. Noi come generazioni presenti non possiamo far altro che sviluppare questa tematica. Abbiamo avuto la fortuna di avere la possibilità che Estra abbia scelto questa tematica, quindi per noi questo è già un grande segno di attenzione, e insieme con questo tipo di istituzione che opera nel settore dell'energia e con l'amministrazione comunale si cerca di inculcare questo tipo di cultura e mentalità che i bimbi peraltro hanno già un po' implicitamente di per sé. E poi insomma speriamo, che io sono tendenzialmente ottimista, generalmente le generazioni future sono sempre un po' diciamo avanti rispetto a quelle passate, quindi spero che sia così. Il progetto ha coinvolto più di 40.000 studenti, 833 scuole di 5 regioni e 3 differenti ordini scolastici, un viaggio davvero unico, ricco di sfide, contenuti e attività alla scoperta degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030. Sì, devo dire che ovviamente è una frase sentita, ma sono il nostro futuro, quindi il fatto di proiettarli verso l'Agenda di sostenibilità ambientale 2030 è una cosa in maniera divertente, in maniera adatta alla loro età, dico che è una cosa opportuna, perché appunto saranno loro poi a gestire questo futuro e speriamo di lasciargli un territorio meno violentato e con problematiche anche ambientali meno marcate di oggi.